Dobro giorno a tutti, oggi proviamo insieme questa bella di Motomarini Escape 650. Una cinesata spacciata, quindi sconsiglio bla bla bla. Sono molto interessato di provare sta moto, dato che ho mai provato un Tour Enduro prima. Dobro giorno a tutti ragazzi e benvenuti al canale Motociclista Siberiana. E oggi parliamo di una moto che io personalmente volevo provare da tanto tempo, cioè Motomarini Escape 650. La moto principalmente volevo provare sostanzialmente per motivi personali, dato che già avevo un'esperienza personale di lavoro in Cina per una società cinese che cercava di vendere i suoi prodotti sotto un marchio europeo e sostanzialmente volevo sentire queste sinergie in italiano nel caso di Moto Morini. Partiamo con il motore, che qui abbiamo una bicilindrica in linea 650 cc con 60 cavalli, che eroga il motore a 8250 giri e 56 Nm a 7000 giri. Ribadisco subito che il motore non è tanto impressionante né sui bassi né sui medi, ma comunque permette di facilmente, relativamente facilmente raggiungere una velocità, diciamo, massima su autostrada 130-140 km/h senza ciascun problema. L'unico, diciamo, pecco su questo motore, anzi due pecchi di questo motore, di questa moto, sono ben presenti vibrazioni sul manubrio, che non sono quelle vibrazioni, diciamo, che non danno fastidio, ma al contrario, che danno fastidio pure da fermo. E soprattutto se avete una fermata di fronte a un semaforo, siete in neutrale, dando un po' di gas, comunque le vibrazioni arrivano pure sul sedile e sul sedere. Questo pecco vedo abbastanza sfavorevole per quelli colori che vogliono macinare un po' di chilometri sull'autostrada su questa moto. Al mio parere personale, lo vedo abbastanza male questo motore, dato che ce l'ha solo 60 cavalli, soprattutto andando in coppia con tutti i bagagli. Per quanto riguarda i consumi, è difficile da dire, dato che sul sito ufficiale della casa madre non c'è scritto nessuna informazione per quanto riguarda i consumi, solo che abbiamo un serbatoio di 14 litri, che lo vedo, cioè anche in questo lato del serbatoio lo vedo abbastanza piccolo per una moto enduristica, turistica. Cioè, per altre moto, secondo me, per questa categoria di moto dobbiamo avere almeno 17 litri per un serbatoio della moto sopra di 600 di cilindrata. Parlando di un lato comfort, devo ribadire che la moto mi ha veramente dato una buona sorpresa e che il triangolo serbatoio pedane sedile sono molto comode per me, che è uno di 1,73 m. La posizione di guida lo trovo veramente molto comoda. Le pedane si trovano in posizioni giuste, che vi potete appoggiare i piedi, non toccare i vestiti con le pedane. Anzi, il manubrio è molto largo, quindi è molto comodo andare su questa moto per lunghi viaggi. La moto stupisce veramente con le sue prestazioni delle sospensioni, che avanti abbiamo una mostruosa Marzocchi con le stelle rovesciate e 50 mm del diametro delle stelle, che sulla carta sembrano veramente mostruose, però anche prendendo un po' di buchini sull'asfalto la moto già si sente un po' in difficoltà. Abbiamo un comfort un pochino in più rispetto a un sport crossover di media cilindrata come Tracer, Versys e Triumph Tiger 660.
E avendo il baricentro molto alto, la moto è abbastanza difficile di muoversi da fermo, soprattutto per le persone della mia altezza media, diciamo di 1,73 m, e che con il peso di 214 kg la moto si sente molto pesante andando nelle curve in medie velocità tipo 60-70 km/h. Vi sentite subito la differenza tra questa moto e un sport crossover di media cilindrata, che sono veramente, sentono come una naked rispetto a questa moto. E per i motociclisti principianti, per le prime armi, lo sento questa moto abbastanza comunque impegnativa. Prima di prendere questa moto, secondo me, bisogna maturare un po' di esperienza almeno guidando una sport crossover o anche naked, per capire come portarla la moto nelle curve e poi salire su questa moto, che veramente a me, come una persona che ha mai guidato un tour enduro in vita mia, l'ho sentito veramente la differenza enorme, soprattutto nel discorso delle curve a medie velocità allungate. Le colorazioni sono molto belle, cioè a me sinceramente tra di tutti piace tantissimo questa soluzione in rosso bianco, che sembra molto accattivante, proprio classico stile italiano, la moto rossa. E devo dire anche il cruscotto, cioè lato anteriore frontale della moto, sembra molto bello, le linee veramente ben pensate, ben bilanciate, così da lontano e da vicino. La plastica della moto, soprattutto anche con i coperti del lato delle frizioni del motore, copolino, avendo la forma abbastanza semplice, elegante, quadrata, può sembrarsi che non ha un pensiero dietro dell'aerodinamica. In realtà vi risolve tutti i problemi con il vento andando sull'autostrada a 130 km/h. Andando in queste velocità non avevo nessun discomfort del vento. Questo copolino è regolabile, in tre posizioni. Giusto dico un po' delle informazioni per quanto riguarda il cambio e la frizione, che il cambio di questa moto mi è risultato abbastanza... non è così preciso come ce l'hanno i giapponesi. La moto tende di fare un tuffo, ma proprio un tuffo un po' spaventoso, soprattutto per principianti. Questo è l'effetto della barca: ogni volta che dovete frenare ai semafori in città, la moto, cioè la manopole del gas molto molto allungata. Qui c'è cribio, ragazzi, andando in strada in così con i semafori, cioè vi metterà un po' in difficoltà se volete fare le accelerazioni un po' brusche, un po' veloci, perché la manopola bisogna girare veramente, cioè, cacchio, così, così, mai trovato su un'altra moto questa caratteristica. Un altro lato che sembra positivo di questa moto, ma in sostanza risulta un po' negativo, è il display. Sì, ovvero ce l'abbiamo un bel display TFT con 7 pollici, veramente 7 pollici, che, cioè, prendete un Suzuki V-Strom 650, dove lì troviamo ancora, cioè, le soluzioni veramente arcaiche di anni 80, invece su questa moto cinese troviamo un iPad veramente su cruscotto. Però qual è il problema di questo iPad, di questo X-Key? Che la risposta dei comandi che voi fate sul manubrio, cioè, sono rallentati, hanno un time lag. Parlando delle levette, dell'interruttore, delle luci, delle posizioni delle leve, delle frizioni del freno, io l'ho trovato abbastanza in linea, abbastanza, cioè, adeguata. Quindi qui, per questo punto della strumentazione, non posso dire nessuna critica, ma anzi, cioè, lo trovo abbastanza buono. E ora, ragazzi, vi do la mia piccola conclusione su questa moto.
Sulla carta abbiamo 7500 euro da pagare con la configurazione con le ruote a raggi e 7150 euro con le ruote in lega. Abbiamo solo 60 cavalli per 214 kg a secco. Per uno che vuole fare viaggi abbastanza impegnativi fuori le strade bianche, cioè sopra le strade bianche, io comunque vi consiglio di considerare una moto giapponese usata tipo Yamaha Tenere 700, che già dal punto di vista tecnico, dinamico, già preparata molto meglio rispetto a questa moto. Per uno che vuole fare i viaggi sull'autostrada in strada e avere tour enduro, lo vedo poco senso di comprarla, dato che potete tranquillamente prendere una Suzuki V-Strom. Così del destino è certo che abbiamo una moto che costa notevolmente meno degli altri, che ha design molto più accattivante, più moderno, con le linee veramente elegante. Secondo me questa moto può essere una soluzione per coloro che hanno fatto una certa pausa nella sua vita motociclistica, che hanno un certo livello di nostalgia nel cuore, che vogliono, diciamo, ricordare e dare un'altra vita, la seconda vita, ai suoi bei ricordi passato con una moto storica italiana, Moto Morini, anche spendendo oggi pochi soldi che questa Moto Morini vi permette a farla. Comunque, per essere chiaro, non metto un grande croce nera su Moto Morini e il suo modello Xscape 650. Secondo me il marchio italo-cinese ha fatto un grande passo avanti aver creato questa moto di questa sostanza con quello prezzo, ma secondo me bisogna semplicemente aspettare i prossimi modelli, dato che questa volta abbiamo veramente beccato tutti con i design, e la mia speranza personale che i prossimi modelli del marchio avranno lo stesso successo nel lato dinamico e ciclistico. Ragazzi, il dialogo su Moto Morini Xscape 650 concludiamo qui. Mettete il solito like se vi è piaciuto questo video e scrivete il vostro commento cosa ne pensate di questa moto. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao!